noi, volano, sono i nostri eroi. Sogna l'USA, l'entra la città, per l'Ulecce brucia l'anima. E per l'Ulecce, urla e gioia quando segnerà, lacrime dal petto se si perderà. Giallo, rosso e fede l'anima, per l'Ulecce brucia l'anima. Eccoci in diretta, non so perché sono da solo, non mi chiedete questo, sono con lei tutti probabilmente. Ciao a tutti ragazzi, vi assicuro che c'erano Carlo e Andrea, non so perché io sia rimasto da solo, però insomma si fa questo e altro per il bene di Veneta Lecce. Aspettate un attimo, eh. Di bello la diretta, inizia malissimo questa settimana di preparazione di Lecce Spezia, però insomma, ciao a tutti, ciao Rizzo Go, ciao Antonio, ciao Lecce Sanetto, mi ha tirato fuori, ciao Carlo, non so cosa sia successo, siamo in diretta, non so perché vi abbia, no, mi sto mangiando una caramella. No, è uscito fuori problemi di connessione, ma una cosa mai vista, quindi non so cosa sia successo. I poteri forti, Carlo. Credi che questo possa essere un messaggio negativo in vista di Lecce Spezia? No, mamma mia, ogni cosa che succede è messaggio negativo. Viviamo questa partita in modo normale, tranquillo. Affrontiamo una pari grado, una pari valore. Allora, Carlo, facciamo qualcosa di diverso al solito. Sai che sta giocando l'Europa League, le semifinali? Sì. Pure la Conference. Siamo al minuto 1, 3, anzi 3, sì. Io ti dico le partite e tu mi dici chi vince. Chi se pareggiano, vincono. Sì. Allora, Bayer Leverkusen, Roma. All'andata la Roma ha vinto 1-0 all'Olimpico. 1. Quindi vince il Bayer Leverkusen, la Roma va fuori. Sì, vabbè, ma fuori, deve vincere con meno di un gol e vai supplementari, quindi secondo te chi passa? Vai, passa il Bayern. Ok, Siviglia-Juventus, è andata 1-1 con gol della Juventus al 94esimo per pareggiarla. 2. Quindi vince la Juventus. Sì. Vabbè, poi l'altra, questa non te la chiedo, che su quale è Basilea-Fiorentina, all'andata la Fiorentina ha perso in casa 2-1. Ah, veramente? Sì, Basilea Fiorentina. Dico 2. Ok, quindi secondo Carlo, ciao Andrea, abbiamo fatto i pronostici della Coppa Europea. Nessun X. Sì, secondo Carlo, il Bayer Leverkusen butta fuori a Roma, la Juventus passa col Siviglia e Basilea Fiorentina passa la Fiorentina. Il Basilea. No, passa il Basilea, però vince la Fiorentina. Tu mi hai detto chi vince, no? Ok, quindi passa il Basilea. Ok, capito. D'accordo. Ciao a tutti ragazzi, ciao Lucas, oggi tocca di fare Leverkusen, secondo me sì, io mi dispiace però per tifo Bayer Leverkusen. A me non dispiace. Ciao Fiordi, ciao Roberto, ciao vecchio di cognome, Banda è fuori per squalifica, sì, Carlo con cuori, io mi gioco l'opposto di quello che ha detto Carlo, vai Marco, facci sapere se vinci, come facciamo senza Yulman stare in un periodo di forma? Io sono tranquillo, perché il mio Ciccio Plan sono sicuro che non deluderà. Il problema non è chi copirà il ruolo di Yulman, il problema è Gonzalez o Malè saranno all'altezza? Questo è interrogativo. Andrea Sperti. No, secondo me Gonzalez, non Malè, perché secondo me giocherà Gonzalez a destra, no? Udena a sinistra, Malè non lo farà mai giocare a destra. Quindi detto questo, non lo so se saranno all'altezza. Tra l'altro, anche all'andata mancava Hjulmand, quindi Hjulmand ovviamente salterà lo Spezia due volte.
E Blaine si comportò bene, ma Blaine, ragazzi, secondo me l'anno prossimo è tra virgolette il futuro del Lecce, no? Blaine, se, soprattutto se dovessimo mantenere la lateralia, come speriamo, dovrebbe essere poi lui il sostituto qualora Hjulmand venisse ceduto. Quindi a 150 partite in carriera, Blaine credo 100 da mediano, da regista. L'abbiamo comprato per fare quel ruolo. Quindi io sono tranquillo su Blaine. La mezzala, vediamo, però può essere anche un'opportunità questa, perché una mezzala più offensiva di Blaine insieme a Oden, da una parte ti sbilanci un po', dall'altra però, visto che devi vincere in casa, può andare bene. Il Gonzalez di inizio campionato fino a febbraio può fare una bella partita. Carlo, tu cosa ne pensi? Diciamo che Blaine, come dice Andrea, è stato preso per quel ruolo, poi è stato adattato mezzala e penso che ormai però si sia ritagliato il ruolo da mezzala. Andrea dice che sarà il futuro del Lecce da mediano il prossimo anno, dovessimo rimanere. Io non sono così convinto di questa cosa, perché sai, forse nel ruolo da mezzala riesce un po' a ritagliarsi uno spazio in questa categoria. Nel ruolo da mediano viene meno un pochettino la verticalizzazione, no? Che già Hjulmand Blaine non è che sia la verticalizzazione, dai. Secondo viene meno, sto dicendo. me, Blaine Non so, mi hai mezzala è capito? Quindi anche adattata. su che cosa che vuoi dire? Dai, sulla Ma verticalizzazione. tu hai detto che viene meno la verticalizzazione dato che lo stai mettendo mediano, ma Blaine non verticalizza mai. È questo che ti sto dicendo. Stai ripetendo la stessa cosa mia, Ma opponendoti a quello ragazzi, che ho detto Hjulmand io. quanto Questo sto verticalizza? dicendo. Cioè. Appunto, però già qualcosa in più la fa, no? Già qualcosa in più la fa. Quindi un Blaine in quel ruolo, secondo me, è una necessità. Adesso sicuro, ma anche il prossimo anno. A mio avviso, poi Poi devi tutto può vedere l'anno succedere. prossimo se c'è Barone, se non c'è Barone, ma questi sono poi I discorsi moduli, discorsi campadinari. proprio futuristici, proprio alla grande. Bisogna Sì, vedere il no, metodo io di gioco, dicevo se Hjulmand parte, eh? Bisogna vedere se certo, Hjulmand lo vendi, cioè bisogna vedere certo. tantissime cose. Bisogna vedere anche, metti caso che si giocherà col 4-3-3 in qualsiasi categoria, bisogna vedere le mezzali che verranno, se saranno delle mezzali box to box Ma più bisogna complete di vedere queste. anche l'allenatore poi non sarà, quindi se ci sarà Barone. Certo, Mo, certo, ora pensiamo allo Spezia, e lo Spezia è lui la certezza, diciamo, certo. Certo. davanti alla E difesa. Beh, lo può fare, lo sì, può ha fare voglia. benissimo, sì. Mancherà qualcosa in fase, diciamo, di costruzione, tra virgolette, Però però, la insomma, puoi la trovare nelle mezzali la qualità, puoi no? Che trovare invece magari con Blaine non ce l'hai comunque. Con Blaine mezzala la qualità non ce l'hai, non c'è sì, l'inserimento. esatto. Io questo stavo dicendo, Blaine mezzala, per me in fase offensiva è un uomo in meno, è un totalmente un pesce fuor d'acqua, è un giocatore che non ha il tiro. Né Ce da l'ha dentro l'area dimostrato. né da fuori, figuriamoci da fuori se non c'era manco dentro l'area, ricordiamo a Verona. È un adattato, secondo me, Blaine mezzala. Per me il ruolo di Blaine è mediano e quindi sto in una botte di ferro. Abbiamo il Filippo, tra primo po' ospite posso. di serata e con noi Mario Bacilli. Ciao Mario, dici se ci senti. Sì, ciao, buonasera a tutti. Ciao Mario, buonasera. Ciao Mario, ciao. Ciao Mario, grazie per essere con noi. Stavamo proprio parlando della prossima partita, ovvero di Lecce Spezia. Tu che ne pensi? Sicuramente sarà una partita molto tirata, perché entrambe le squadre si giocano praticamente gran parte della stagione, però dal canto del Lecce ci sarà sicuramente il vantaggio di giocare in casa davanti al proprio pubblico e avere questa marcia in più. Dalla chat ti scrivono: Grande Mario, che bei ricordi che evochi, un abbraccio. Grande Mario, grazie per averci tirato fuori dalla Lega Pro e Super Mario. Lecce per sempre invece scrive: Ciao Mario, tendo a dimenticarmi in fretta dei giocatori che lasciano Lecce, ma tu non rientri tra questi, anzi. Vai Grazie Andrea. mille a tutti. Andrea mi sa che si è frizzato. Andrea si è Credo frizzato, vai frizzato. Carlo. Allora, Mario, ti volevo chiedere questo. Noi stiamo vivendo la vigilia di una partita importante, no? Non dico definitiva, decisiva, voglio dire, però importante sicuramente. Tu hai vissuto tante finali playoff, no?
quindi hai vissuto altrettante partite ad alta tensione. Come si gestisce una partita del genere, secondo te, Mario? Cercando di lavorare nel modo giusto durante la settimana, preparando la partita nei minimi particolari, nei dettagli, così da poter arrivare al campo mentalmente e fisicamente preparato al massimo per affrontare questi tipi di partita. Poi ogni giocatore ha il proprio modo di arrivare alla domenica. C'è chi cerca di quasi estraniarsi da tutto quello che è la pressione della partita fino a pochi minuti dal fischio d'inizio, chi invece comincia a sentire già all'inizio settimana la pressione e quella carica che c'è la domenica. Io volevo chiederti, ma come cavolo è possibile che il Lecce non sia riuscito a vincere uno scontro diretto in casa? In casa abbiamo vinto soltanto con Lazio, Atalanta, Udinese, ma proprio c'è un blocco mentale. Secondo te, com'è possibile una cosa del genere? Ma non saprei, magari il fatto di dover vincere proprio perché si gioca in casa, si gioca con una diretta concorrente, si ha il favore del pronostico, ci può essere quella piccola pressione in più che magari in alcune circostanze può giocare un brutto scherzo, mentre magari in situazioni dove non hai nulla da perdere, giochi contro squadre blasonate, squadre che sulla carta sono superiori, giochi in maniera più leggera, più spensierata, perché paradossalmente non hai nulla da perdere e a volte questo tipo di situazioni ti giocano a vantaggio e riesci a fare delle prestazioni importanti e dei risultati importanti. Potrebbe essere questo, non saprei. Sai, posso dire una cosa, Vai Filippo? Mi Carlo, vai. aggancio a quello che stai dicendo tu, no? Mo io, Mario, la butto lì. Tu dicesti un tanto tempo fa, un po' di anni fa, che la partita Trapani-Lecce, scusami, Lecce-Trapani, quindi tu giocavi nel Trapani, venisti all'Olimpico e, diciamo, sei rimasto impressionato dal Al Via del Mare, non ho capito perché dici l'Olimpico, scusate, perché c'era la partita, ma mi è venuto l'Olimpico, lapsus. Sei venuto al Via del Mare e sei rimasto impressionato dalla gente, da questo stadio, no? Però poi quella partita voi l'avete vinta, l'avete portata a casa 2-1. Non è che è forse proprio questo clima di grande squadra, no? Perché tutto sto pubblico sta, questo tifo che può influenzare negativamente, perché noi non abbiamo vinto una partita quest'anno. Dalla tua esperienza, cosa pensi di questo? No, beh, un pubblico del genere è sempre meglio averlo a favore, diciamo, è sempre meglio giocare a favore con questo pubblico. All'epoca quando giocai contro il Lecce ed ero a Trapani, quella è stata una partita, secondo me, che capiterà quasi mai più in una circostanza del genere, perché il Lecce era una squadra fortissima, era piena di giocatori che fino all'anno prima giocavano in Serie A. Noi eravamo una squadra ben compatta, ben collaudata, però non avevamo di certo il pronostico dalla nostra parte e perdevamo anche, quindi poi una serie di circostanze ci ha portato a vincere la partita. Però ripeto, giocare a favore con questo pubblico, con questo stadio, è sempre una marcia in più. Non credo sia uno svantaggio, anzi, credo che tutti i giocatori vorrebbero giocare supportati, incitati da questo pubblico. Andrea. Mario, ciao. A proposito di passato, ti volevo chiedere, andiamo un attimo indietro, il tuo ricordo più bello legato a Lecce, cioè se pensi a Lecce, qual è la prima cosa che ti viene in mente? Ma ci sono tanti bei ricordi, ovviamente la vittoria del campionato, quello è un momento indimenticabile, come a livello poi personale ricordo con molto piacere il rientro dopo l'essere stato fuori rosa sempre l'anno della vittoria del campionato, quindi quando rientrai in una partita al Via del Mare, tutto il pubblico
mi applaudì, quello è un ricordo che mi porterò dentro per sempre in maniera positiva. Abbiamo Sì, che avuto se non... Romino Esatto, stavo dicendo proprio questa che ultimamente cosa. ci ha ricordato questo episodio anche della Sì, rescissione sua per dar spazio a te. quelle sono gesti che fanno capire lo spessore dell'uomo, del ragazzo, dell'amico, perché va oltre al calcio e sono cose che poi ti legano anche fuori dal campo, infatti con Peppe, ma come... Caturano, Lepore, Cosenza, c'era un gruppo, un'ossatura quell'anno favolosa. Carlo. Poi sono cose, no, sono cose che praticamente sono è merce rara proprio nel calcio, no? Se tu pensi a un gesto del genere, ma non credo che l'abbia fatto mai nessuno, quindi a testimonianza proprio della qualità di Torromino che abbiamo avuto, come dice Andrea, qui ospite su Pianeta Lecce, ha confermato questa cosa, il bene che ti vuole, insomma. Sì, assolutamente. Lì c'è proprio un rapporto che, ripeto, va oltre al campo e fa capire anche quanto l'obiettivo finale quell'anno era davanti a tutto, perché magari anche solo un 1% che poteva dare un ragazzo che era disponibile in quel momento rispetto a lui che era infortunato, ti fa capire quanto l'obiettivo finale andava oltre ogni aspetto personale. Sì, posso completare una domanda? Certo, vai. Posso, ragazzi? Vai, Carlo. No, mi stava venendo in mente una cosa. Tu sei un esterno destro, no, Mario? Tra le altre cose hai fatto prevalentemente quello, almeno a Lecce li ricordo così. Nel 4-3-3, correggetemi se sbaglio, di Padalino. Mo, confrontandoti con il nostro esterno destro che strefezza, no? Non ti chiedo di confrontarti a livello tecnico, di qualità, per carità di Dio. Ma proprio a livello di lavoro che si fa in campo, no? Non so se hai visto qualche partita del Lecce, cioè il dispendio di energie di Streve, ce lo vuoi raccontare un po'? Perché noi vediamo questo giocatore che a un certo punto non ce la fa più. È normale sta cosa, è la Io differenza con credo, quello che facevi tu, voglio sapere, Mario. sì, ovviamente con tutte le proporzioni del caso, io credo che giocare nel Lecce in C, dove, in Serie C, dove magari attacchi per 90 minuti, quindi giochi la maggior parte della partita nella metà campo avversaria e gli avversari ti mettono in difficoltà, magari quelle 4-5 ripartenze dove devi rientrare e recuperare in fase difensiva. È un conto per un attaccante, quindi giochi quasi sempre lucido a ridosso dell'area. Ovviamente in Serie A con squadre blasonate, squadre con rose importantissime, con ritmi molto molto più alti, ovviamente non puoi venire meno a fare entrambe le fasi e per un esterno di attacco fare entrambe le fasi ti porta a un grosso dispendio di energie e rischi di arrivare a metà secondo tempo che sei cotto o comunque poco lucido quando dovresti incidere al limite dell'aria. Ma è normale, credo, fisiologico in un campionato come la Serie A. Certo. Allora, proprio Don Rovino un paio di settimane fa ci ha detto una cosa che ci ha sorpresi, perché quando gli abbiamo chiesto un allenatore che gli ha lasciato molto, ci ha nominato Padalino, che a noi non ha lasciato chissà quale ricordo, insomma, cioè, noi abbiamo sicuramente un ricordo migliore di Liverani, ad esempio, e poi lui ci ha citato proprio Padalino. Ma dal tuo punto di vista è la stessa cosa, nel senso anche dal tuo punto di vista Padalino ha dato tanto, oppure vai verso un'altra direzione? No, anche io vado nella stessa direzione di Peppe Torromino perché poi normale ogni stagione è a sé, ogni situazione è a sé, però quell'anno noi giocavamo veramente bene, noi in campo ci trovavamo, preparavamo le partite in maniera ottimale. Cioè, poi fondamentalmente abbiamo fatto i stessi punti dell'anno dopo che abbiamo vinto Solo che c'era con De Liverani. Zerbi dall'altra parte, Dall'altra poi parte c'era si è visto che carriera ha fatto poi alla fine. un Foggia che
è andato oltre ogni limite perché avevano costruito già dall'anno prima proprio con De Zerbi e poi l'anno che hanno vinto credo con non era De Zerbi ma era Stroppa. Stroppa, bravo, sì. E quindi c'era una squadra fortissima, ma noi fondamentalmente abbiamo fatto i stessi punti dell'anno successivo e abbiamo vinto il campionato, quindi giocavamo bene e anche io ho la stessa idea di Padalino come Peppe del Romino. Scusa Mario, e quindi una cosa, amato dai giocatori e tanto odiato dai tifosi, dove ha sbagliato secondo Beh, ma te? odiato in realtà fu l'episodio, poi perché in realtà Padalino ci fu quell'episodio di Foggia che fece, perché poi a Lecce, a parte quello, non eri affatto, cioè ha fatto comunque una buona stagione e lo sta dicendo anche Mario, però dati alla mano, ha fatto il Lecce, poi il Lecce fece una buona un'ottima annata fino a un certo punto. Poi ci fu quell'episodio e quel sorriso e quindi il rapporto si incrinò. Sì, però diciamo che non erano proprio dei rapporti, mo un vago ricordo, non è che c'era proprio tanto amore in generale. Quello fu la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Non so se ha questa impressione Mario, oppure no. Sicuramente è stato l'episodio in particolare che un po' ha condizionato un po' tutto, credo. Poi a livello di feeling con la piazza, questo non lo so, però quell'episodio ha segnato un po' il finale di stagione, perché poi ovviamente si erano create delle situazioni un po' più pesanti nelle ultime partite e sono venuti anche meno un po' i risultati, ma ripeto, quella secondo me è stata una stagione dove noi andavamo in campo e fino a un certo punto della stagione, fino a quando abbiamo affrontato il Foggia, noi a livello di gioco mettevamo sotto tutti, ma anche in Coppa Italia avevamo battuto una squadra di Serie B come l'Ascoli, già siamo giocati a Sì, Genova. vero, vero. Mario, ma se ti dicessero di rigiocare una partita della tua carriera, diresti Alessandria Lecce o ce n'è qualcun'altra? Sì, Alessandria Alessandria Lecce, Lecce. e sono sicuro che rigiocandola 100 volte probabilmente non la perdiamo mai, perché quella partita è stata stregata, pali, traverse, veramente una partita a senso unico e poi ovviamente la lotteria dei rigori è stata maledetta nei nostri confronti. Invece del Assolutamente. Lecce attuale c'è qualche giocatore che apprezzi particolarmente, abbiamo citato Strefezza proprio per andare anche oltre. Ovviamente Strefezza, poi Baschirotto perché è stato un mio compagno di squadra a Viterbo, quindi Ah, è conosco vero, è il vero, è ragazzo, vero. È vero, pure tu Baschirotto. conosco il ragazzo, conosco la persona oltre che al giocatore, quindi so tutto l'impegno che lui ci mette. Io lo ricordo a Viterbo e arrivavi un'ora prima e già era al campo, andavi via un'ora dopo e era ancora al campo. Lo trovavi in palestra sempre, curava ogni minimo dettaglio e aveva un unico obiettivo che era quello di migliorarsi e andare avanti. Non sentiva nessuno, nonostante magari era appena arrivato, si stava ambientando. Però lui aveva solo un obiettivo, quello di migliorarsi e andare avanti per la sua strada e gli va dato merito di tutto quello che ha fatto e si sta prendendo e è tutto meritato. Ma l'avresti mai detto che un giorno avrebbe giocato in Serie Probabilmente non per niente, ma credo che in pochi potevano pensare che potesse arrivare a tanto e uno dei pochi sicuramente era lui perché era un carro armato, probabilmente vedeva solo quell'obiettivo e ci è arrivato. Allucinante. Veramente un grande percorso e secondo me sono questi gli esempi da prendere perché poi c'è È il vero. campione che ha qualità, che quello ce l'ha, madre natura gliel'ha dato, ma questi sono i giocatori da seguire, i ragazzi che vogliono arrivare, sono questi i giocatori da prendere in considerazione per la dedizione, per la voglia, per la passione che ci mettono nel proprio Vero. lavoro. Dicevo bene. Mario, e Vai. con la società invece? Ti senti ancora con il presidente? Hai qualche rapporto? Sei rimasto in buoni rapporti?
No, beh, ogni tanto capita che quando capita che torno a Lecce e così incontro Claudio Vino, il team manager o altre persone della società, ci salutiamo con molto affetto, con molto piacere, ma anche con il presidente, cioè, ho un ottimo rapporto con tutti. Nella tua carriera credi di aver, insomma, valorizzato al massimo le tue potenzialità oppure qualche rimpianto? Ah, secondo me qualcosa in più in alcune circostanze potevo fare, magari a distanza di anni ci ripensi e dici che si poteva fare di più, un po' per fortuna, sfortuna, un po' per limiti che possono essere caratteriali piuttosto che altro, scelte, però in alcune circostanze. Facendo la cosa giusta, una scelta diversa rispetto a quella che è stata fatta, qualcosina in più potevo fare. Beh, Beh, Carlo, l'ultima Filippo, domanda. no, 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 una riflessione voglio fare. Glielo dico a Filippo perché è giovane, no? A differenza mia, ma chi è che non ha rimpianti nella vita dopo che fai una carriera, un lavoro, qualcosa? Quindi tutti abbiamo rimpianti, quindi chi più, chi meno. Ce l'avrai anche tu, ti auguro di no, Filippo, però è così purtroppo. Vai, Andrea. No, io volevo sapere solo il presente, cosa cioè presente e futuro in realtà, cosa pensi di fare poi, anche non domani, se ti piacerebbe rimanere nel calcio, se invece no, diciamo così, un po' i tuoi piani futuri. Il calcio credo che è un qualcosa che per chi ha giocato tanti anni e per chi gioca così tanti anni e ci dedica una vita non può essere accantonato così da un momento all'altro e credo che tutti, me compreso, vorrebbero continuare nel calcio. Io ci vorrei provare magari sotto altri profili, adesso posso essere allenatore piuttosto che qualche ruolo diverso a livello dirigenziale, non so, ancora non mi vedo in una figura precisa, ma quel contatto con il campo, con il calcio in tutte le sue sfaccettature, non credo che riuscirò a farne a meno. Mario, grazie Te per lo essere auguriamo. stato con noi. Te Grazie a lo voi, auguriamo, grazie a Mario. voi. Ciao, bocca al Ciao, mare, buona buona serata e serata. buona serata. Ciao, 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 ciao. Che grazie. bello quando faccio il Torniamo filosofo. su. Quanto mi piace. Sì, insomma, vabbè, Ora fai il ci filosofo per la sta. partita di domenica. Esatto, ACC 19 Lecce, non sappiamo come aiutarti perché, insomma, l'unica soluzione è il Allora, no, ma bagarinaggio credo che e questo non ragazzo possiamo. sia. No, no, aspetta, credo che questo ragazzo mi abbia scritto anche su Instagram. E in realtà ora non è certa questa notizia, va ovviamente monitorato domani, però domani potrebbero uscire ulteriori 900 biglietti per la tribuna est, Ah, è vero, media. se Se danno danno il via libera. l'autorizzazione, il via libera, ci saranno altri 900 biglietti in tribuna est. Quindi aspetta domani comunicazioni da parte del Lecce, monitora il sito. E potrebbero arrivare 900 biglietti, non sono molti, però comunque ce la puoi fare perché questo ragazzo viene dalla Germania e arriva domenica tipo alle 10 in Italia, non lo so, e quindi c'è una corsa contro il tempo per andare allo stadio, però ovviamente bisogna trovare il biglietto. Mi ha scritto anche su Instagram, però non so come aiutarlo, salvo che vende il mio, no, manco glielo potrei Ugualmente. vendere, posso Quanta fare gente circola sul tuo filo Instagram? È parecchio che mi chiede biglietti, come se io fossi un tesserato della società. Non ho biglietti, ragazzi, purtroppo. Già a malapena riesco a entrare io. Sì. In bocca al lupo sto ragazzo, dai, speriamo che riesca a trovare Sì, il no, biglietto infatti mi perché dispiacerebbe perché viene dalla dalla Germania Germania. apposta. Tra l'altro, sto ragazzo compra magliette del Lecce, spende un sacco di soldi per il Lecce, quindi se lo meriterebbe, diciamo. Si meriterebbe pure la vittoria a quel punto, però quantomeno di entrare. Allora, torniamo sulla partita. Dovevo mettere un messaggio che adesso faccio fatica a recuperare, però in qualche modo lo recupero. Che è su Uden perché? Vabbè, qualcuno aveva scritto, adesso sono passati un bel po' di messaggi. Vabbè, Qualcuno dai, aveva scritto in virtù di riassumo. Strefezza e di Francesco Esterni e L'avevo dello detto pure io sta squalificato cosa. Banda.
Potremmo preservare Uden per poi farlo subentrare da esterno? Per me è una puttanata. Io Perché l'avevo detto sul gruppo l'altro giorno, proprio ci teneva. adesso che abbiamo trovato un giocatore in un ruolo che segna gol, lasciamo i santi come stanno. Abbiamo fatto 4 gol con i centrocampisti, di cui 2 Uden 5 giorni fa. L'altro Lasciamo ieri. Uden là. Tanto ogni volta che gli esterni subentrano a gare in corso, subentrano per forma perché non segniamo mai. Quindi tanto vale avere il miglior 11 al primo minuto con Uden che segna e Carlo, vai. Vabbè, se fosse così, grazie. No, cioè nel senso non sono discorsi sbagliati. Tu dici che è una puttanata, non è una puttanata. Io non la farei, Filippo. Cioè, però definirla puttanata è un po' eccessivo. È vero che gli esterni nel Lecce, ce l'ha confermato Pacilli, hanno un dispendio di energia enorme. Ad un certo punto tu li devi sostituire. E allora Baroni si dovrà inventare qualcosa. Si dovrà inventare qualcosa e se sulla destra cioè, al posto del Di Francesco di turno, io non saprei chi mettere, capito? Cioè, se Di Francesco poco poco si spompa, io non saprei chi mettere. Quindi qualcosa deve fare. Uden là ha ragione, Filippo, pure tu hai ragione, perché in quel ruolo che è simile, io non saprei come definirlo, una mezzala simile centrocampista. Trequartista, una mezzala simil trequartista, e da lì è micidiale perché lui all'Olimpico ha fatto due gol di pregevole fattura. E quanto ci sono mancate queste cose quest'anno, ragazzi? Se avessimo avuto queste cose un po' di più, avremmo molti più punti oggi. Invece ci sono mancate. Io l'ho detta l'altro giorno, questa cosa, tra l'altro sono stato aggredito verbalmente da Filippo Verri. Io sono d'accordo, nel senso che allenassi io e Lecce domenica, farei giocare Blen, Gonzalez, Malè a centrocampo e Uden me lo terrei per il secondo tempo, a prescindere Quante dal volte ha fatto. inciso? Mai. Aspetta, mai, ovviamente, mai, Come però Rossasuolo, per ala? esempio, non Mai. entrò male mentre Quante giocava. volte ha inciso da mezzala? 5 giorni fa. Ma quante volte non hai avuto l'esterno, però, Non in solo panchina? cinque Allora, giorni fa, anche al primo tempo con la tu Juve. aspetta, aspetta Lo sostituiamo però. sempre e non fa mai niente. Pure Banda, Banda, ok, fa lo spettacolo suo. Ma poi che ha fatto in questa stagione? Ascolta, ascolta. Tu però prendi questa ipotesi. Se minuto 60, Strefezza e Di Francesco entrambi sfiancati, stai vincendo 1-0, che fai? Sì. Sì, vabbè, Ma Andrea, lascia perdere, stai vincendo vincendo 0, 2-0. No, magari, aspetta. oh. O Mamma stai mia, Andrea. 1-1, stai 1-1, che fai? Metto Udine e non mi risolve nulla perché non mi ha mai risolto nulla il 35 No, perché da certo, esterno ma offensivo. non ti risolve nulla nemmeno Malè al 60esimo con la squadra sfiancata. Ovvio, nessuno risolve nulla in questa squadra purtroppo. I cambi quando mai hanno fatto la differenza? Di Francesco con la Lazio l'andata e Però basta probabilmente. Udine da mezz'ora dal primo minuto mi ha fatto la differenza. Io farei giocare questi qui nella speranza che mi portino il risultato. E se Di Francesco mi dice: Mister, fra poco muoio in campo. Io spero che loro abbiano fatto il loro dovere e ci posso mettere pure Pezzella. Perché magari sto vincendo e difendo il risultato e metto Pezzella all'esterno offensivo perché devo difenderlo. Però io non posso avere il rimpianto di Udend, giocatore più in forma della squadra. Lo Sì, metto in sì, sì. campo mezz'ora invece di Non puoi, Andrea, 60 non puoi. minuti nel momento in cui gli altri sono già sfiancati. Che poi non è uno che prende la palla e me li salta Ma tutti, non è poi Banda. noi parliamo senza cognizione di causa, perché io parlo dico mettere Malè, ma non so Malè come sta, cioè sia dal punto di vista psicologico sia dal punto di vista fisico. Vuol dire, se Malè è scomparso nelle ultime 3-4 partite, ci sarà un motivo, no? Quindi ovviamente noi parliamo per ipotesi, lui li vede loro perché lo staff li vedono sempre, quindi avranno i loro motivi, cioè io credo che le scelte siano ponderate. Però va bene, non lo so, è No, comunque un Andrea, problema, ti ma devi in generale convincere di questa cosa, Andrea. il problema è stato scoprire Uden mezzala alla 28ª giornata, quello è stato il problema, perché tu ti sei privato 33esima, della possibilità, purtroppo. vabbè, quando l'hai preso, cioè quando l'hai scoperto, E Blen la dodicesima. ti sei privato di lasciare, se dovevi lasciare, Listoschi, Rodriguez, e poi vabbè, non so che cosa avrebbero fatto, oppure di prendere un altro esterno perché pensavi che ne avessi quattro, invece ne hai tre. Salta uno ed è un problema. Però, ragazzi, ora Per Aiei me da solo si sta è provando il proprio ruolo, però. una partita che si giocherà sulle individualità e che inevitabilmente verrà indirizzata dai primi minuti. Però
Per me sarà tanto importante l'apporto di Umtiti, perché Nzola va fermato in qualche modo. Per me sarà tanto importante Strefezza e sarà tanto importante Uden, perché se Uden sta in fiducia e mi mostra quello che mi ha mostrato contro la Lazio, io su Uden mi fido. Poi anche dal primo minuto avere uno che batte i calci piazzati, il calcio d'angolo me lo mette Sì, in quello testa, sì, quello io sì. non me ne Non puoi frego, io non toglierlo me ne da lì. frego. No, tra l'altro, certo, tra l'altro sarà anche importante vedere la scelta della punta, no? Perché poi noi diamo per scontato, almeno io sto dando per scontato, il Sì, giocherà sì. Cissé. Sì, però a Roma Colombo ha fatto una bella partita. Quindi non lo so se gli vuole dare anche una Una questione bella di partita, continuità. no, Andrea. Beh, Ha no, lo dai, fatto una però, partita. vabbè, ha Sì, giocato, no, no, ha no. giocato contro la terza in classifica Colombo. Cioè, Sì, secondo me sì, Colombo sì. a Roma ha È fatto stato una abbastanza. Lo ha partita criticato. da Tu 6, 6 e mezzo. non hai visto il post partita, lo criticò molto Marco Marini, Colombo. Ah, però secondo me Però ingiustamente in questo in lato. realtà io non ebbi il coraggio di contraddirlo, perché così a caldo non ebbi il coraggio, però in realtà non fece una partita la classica partita sua da svogliare. No, 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 perché ha si giocato impegnò bene. Il tantissimo. secondo gol è merito suo, anche recupera palla, cioè fa la pressione, recupera palla, toglie palla, poi ovvio le Strefezze la confezionano, però la palla la recupera lui. Io non lo so, perché poi la difesa dello Spezia. Non lo so nemmeno che tipo di partita farà lo Spezia, cioè se verrà qui per il punticino, se verrà qui per giocarsela, non lo so. No, questi vengono a Credo che verrà giocarsi. qui dietro con le ripartenze, Nzola e Jasi sono rapidi. Quindi, però vediamo, secondo me ci aspettano molto dietro e Colombo può essere un'arma, perché se sera ragazzi spalla la porta, oggettivamente ha problemi, nel senso non riesce a giocare come invece gioca quando può essere lanciato. Io penso che la partita sarà una partita forse anche tattica, no? All'inizio, Certo, eccetera. certo. Poi le due squadre proveranno a vincerla, proverà a vincerla il Lecce, proverà a vincere lo Spezia. Qualora Carlo, non molto si lo. dipende da quello che succede sabato alle 6 a Atalanta-Verona. Molto È dipende da vero, quello anche anche. questo è vero, però Perché qualora. se il Verona dovesse perdere a Bergamo, soprattutto lo Spezia, secondo me, Ha perché maggior io spero ragione. che il Lecce non se li faccia i calcoli, perché gioca in casa No, davanti a no. 30.000 persone. Però soprattutto lo Spezia, qualche calcolo di dire. Al 70esimo mi prendo il punticino, lo può fare, perché comunque allungherebbe sul Verona. Quindi, Sì, sì, sì. dobbiamo essere Sì. vigili anche perché purtroppo tante volte vengono qui squadre che non vogliono manco fare punti e poi riescono. Ad esempio, il Verona, Il Verona. che poi abbiamo fatto un disastro, però io la partita l'ho anche rivista. Cioè, il Verona ha fatto schifo quanto noi. Ha tirato quella da 25 metri e Sì, sì. Bastilotto l'ha messa in porta. La Sì. Sampdoria era Sampdoria, li voglio bene pure Però la Sampdoria, Filippo, è una però è squadra che. inaccettabile che tu al primo minuto in casa, una partita che proclami come la partita della vita, prendi un'azione con Lazovic, risalta Ciandrea e la metti dentro per Djuric. Cioè l'unica fonte di gioco del Verona, Lazovic, che la dà all'unico giocatore che la può prendere in area Djuric, cioè al primo minuto, là è sintomo di una squadra che Non non è so che sceso in pensa. campo, non è Non è sceso scesa in in campo, campo. non è sceso Quindi in è quella campo. la cosa preoccupante di quella Si era partita. capito già. Non è il gonge che la mette all'angolino, che è la ciliegina, è tutto quanto, cioè è il fatto che tu, e io domenica non voglio vedere questo, domenica voglio vedere una squadra che entra in campo con la testa, perché poi gli episodi ti possono punire, cioè è pallone, il pallone rotola, però Certo. se entri con la testa molte cose te le puoi evitare. Sì, assolutamente. Non dobbiamo Allora, fare andiamo con i quell'errore. messaggi. Vai, vai, Con Andrea. Cisè la difesa dello Spezia ci va a nozze. Io schiererei Cisè, anche perché lo Spezia schiera una difesa a 3, che fisiologicamente i braccetti si prendono gli esterni e la punta, il centrale si prende Cisè. E poi gli esterni di centrocampo, uno è Jasi e quindi è prettamente offensivo e il raddoppio lo fai fino a un certo punto sul nostro attaccante. Mentre l'altro è difensivo, non mi ricordo chi è in questo momento, però è difensivo l'altro essere centrocampo dello Spezia. Quindi credo che si giocherà uno contro uno. Rezza, no, gioca. Reza, che è difensivo. E Cissé è un giocatore che destabilizza. Vuoi o non vuoi, è uno che devi stare attento. Colombo, se non sta in giornata, e sinceramente io Colombo in giornata dell'anno solare 2023 me lo ricordo una, forse due volte. Comunque questa giornata non esiste in campo, quindi io metterei sinceramente Cissé, che è scoordinato, tutto dà fastidio,
Poi secondo me sarà Quindi, no, importante ma Cissé Udenna. è anche un giocatore esperto, eh. Cissé è anche un giocatore esperto, che magari la sente un po' di meno rispetto a Colombo, perché Colombo, ragazzi, comunque c'ha 20 anni. Cissé di partite del genere, più o meno qualcuna l'ha Non giocata, più di solo, qualcuna. Colombo sente molto quello in casa, casalinghe. Esatto, c'è il pubblico, al primo errore, Lo lo fischia. sappiamo, Mugunni, fischi, Sì, quindi forse Colombo a anche lui Viademar ha sicuramente segnato Cissé. un solo gol a porta vuota. Ma hai convinto Andrea Quella l'ha. Cissé, ma hai convinto Cissé dal primo minuto, proprio per questi motivi. Gallo sulla sua fascia avrà Jasi, che è un attaccante, però giocherà nel ruolo di esterno adattato perché hanno Amian e Holm squalificati. Quindi Gallo avrà insomma, un attaccante da Molto marcare. offensivo, però se poi ribalti la situazione, Jasi non è uno che sa fare bene la fase difensiva, quindi Di Francesco potrebbe dargli fastidio poi. Udenn prima punta. Udenn, ragazzi. No, ragazzi, non Ma ci perché scusa, inventare ci poi abbiamo Udine Sissé, portiere adesso. Colombo, ma Mitrodenne prima punta, cioè per quale Ragazzi, motivo? io credo che quando una cosa funziona va lasciata così come sta. Come ogni volta che vedevo Strefezza che lo metteva esterno sinistro, dicevo perché lo mette esterno sinistro. Strefezza ha fatto 15 gol in Serie B, 8 iniziali esterno destro, lascia la destra. Udenn ha fatto quello che è riuscito a fare con la Lazio da mezzala sinistra, lo voglio proprio in quel preciso posto, non dovete toccarmelo. Lasciamo le cose come vanno, che funziona tutto, ma troviamo la quadra, Juventus in vantaggio, fuori gioco, e non via che No, gol. no, Siviglia è in vantaggio comunque. Al massimo. No, Rabiot ha segnato. Ah, vabbè, comunque, non lo so se poi sta studiando anche un possibile 4-2-3-1, cioè in fase di possesso, con Udenne proprio da trequartista, perché l'altra volta, no, se vi ricordate, Stavolta dopo l'ha la Lazio, fatto. lui l'ha detto poi, ha parlato di finto Quasi trequartista, però, trequartista, quasi quasi trequartista. trequartista, esatto. Quindi può essere pure Ma che, l'ha e in quel detta sta cosa? caso, Sì, sì, ha l'ha detto Udenna ha giocato detto in quasi conferenza. trequartista. Allora, vedi, Nuovo ruolo. è Quello che ho detto perché all'inizio io. in fase di possesso giocava molto dietro la punta. E in quel caso poi bisognerebbe vedere a chi affianca, cioè chi è la mezzala di destra, ma per una questione che poi diventa in realtà Di a due, non il equilibrio. centrocampo. Blaine e occhio, io non voglio dire che giocherà, perché, però occhio a Askildsen, Come lo perché vedi lì? potrebbe Stavo essere pensando la stessa cosa. un equilibratore Askildsen, anche sotto quel punto di vista. Non lo vediamo da un po', quindi non penso lo Secondo spolveri, me sta lo fuori dai radar, rispolveri. Andrea. Secondo me sta fuori dai radar. No, però Blen Gonzalez a due Però Filippo, non è una Haskins sta decisione fuori dai facile. radar. Ma lei sta fuori dai radar. E questi, Simo? E chi gioca? Ma Hjulmand che Gonzalez sta fuori, comunque, Filippo. ragazzi. Hjulmand è fortunato. Quindi chi gioca? No, secondo me giocherà Gonzalez e si farà la staffetta con Malè e Haskins entrerà all'80esimo al posto di Udenn se stiamo vincendo. Gonzalez non è comunque offensivo, cioè è un centrocampista box to box, io non lo definirei un trequartista, non lo No, definirei no, neppure un no, no, quello mediano, ma no. secondo me il centrocampo a due lo può fare. Lui stesso ci disse che giocava difensore centrale da bambino. Un giocatore che la fase difensiva la sa fare il buon Gonzalez, quindi C'è anche il io passaggio, magari, cioè la verticalizzazione, lui il passaggio potrebbe averlo, più di Blen sicuramente. sì, più di Più di Blen. Blen pure io ora, in questo Ah, momento. vabbè, grazie per questa informazione, Andrea. Quindi la formazione, in fin dei conti, l'abbiamo fatta. Falcone, Gendrey, Baschirotto, Sicuro Gallo, Gallo? Umtiti. Sì. Ma mettere Pezzella in questa partita sarebbe. Io Pezzella avrei messo qua la Lazio, sinceramente. Ma Pezzella si sta facendo le fotografie, mo sta Però in una Pezzella fase. a Torino gioco titolare, per Una dire. fase social adesso. Quella. Sta facendo le foto dei book fotografici, non penso Forse che Barone ha la bocciato testa Haskins, direi di sì. in Cioè, partita. Haskins ha giocato quelle 12 partite in cui Barone doveva ancora scoprire che Blaine è una mezzala, sebbene Barone l'avesse scoperto già l'anno prima, e quindi questo è il più grande paradosso del mondo. A parte quelle 12 partite, Haskinsen ha fatto. Ogni anno si annulla tutto e devi ricominciare l'anno prossimo. Se Sì, rimane si era Barone, diventato l'anno prossimo. Vedi che Blaine esce Blen. dai radar. Meno male che non c'è più Calabresi, perché sennò avremmo Calabresi che a questo punto sarebbe titolare da febbraio. Però lasciamo perdere le polemiche. Haskinsen, sì, direi che l'ha bocciato. Gioca poco. Bocciamo Allora, tutti. Fine anno, bocciamo. bocciamo tutti. Colombo non intralcia al contrario di Sissé, Strefezza e Colombo anche stanno recuperando.
nella condizione poco a poco, la punta a recuperare il pallone, il 27 ha fatto assist, Udine molto bene, ma i corner... Strefezza ultimamente secondo me si sta troppo intestardendo perché vuole la giocata personale, cioè cerca troppo il dribbling, quindi deve invece ritornare a giocare per la squadra come era prima, perché la catena nella quale giocavano Jandré, Blen e Strefezza funzionava alla perfezione, perché tutti e tre si intendevano, Strefezza gli dava la palla giusta a Jandré, invece ultimamente si sta un po' intestardendo, quindi se riesce a tornare lo Strefezza che conosciamo, regola per la squadra, è un giocatore comunque che può fare la differenza. Ma scusate, A prescindere dalla condizione fisica. come terzino destro che avete messo voi al posto Jandré, Cendré. ci deve giocare. No, lui c'è perché è al posto. Ah, c'è Cendré? Sì, è Sì. diffidato, ma non è squalificato. Forse la Pensavo fosse forma... squalificato, so, ragazzi, ma No, 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 solo Banda è Banda è squalificato. squalificato, solo Banda è Ah, squalificato. ok. E Jandré Colombo sono insieme. Ha recuperato Cendré, non squalificato, perché si era infortunato, ha recuperato. No, manco si è No, è sfortunato, uscito perché Cendré ragazzi, quello è ha indistruttibile. Giandrea ha giocato 36. Quante partite ha fatto? Tre ha No, è fatto credo. indistruttibile. Ma quello là come fai a toglierlo? Quello è Credo le abbia fatte indistruttibile. tutte. Ora non voglio dire una Alla scemenza, forse ne ha scorsa è fatte un po'. stupendato. L'anno La scorso ha scorsa ha fatte giocato. tutte. No, Sì, no, questa l'anno scorso ha sì. Sì. giocato, poi è uscito. No, però l'anno scorso ogni tanto lo alternava con Calabresi. No? C'era stato un periodo in cui giocava Calabresi. Quest'anno, ragazzi, L'ha se Giandrea giocato uno, l'ha va giocato con una gamba rotta e le dice a Baroni uno. ho la gamba rotta, Baroni Indistruttibile. dice guarda c'hai l'altra, No, ma gioca poi ha una capacità di ripresa impressionante. Questo sembra che sia quando di sei, mamma mia, ti ha gomma fatto male Cendré, si è fatto... di Invece no, se gomma subito si cioè... ripiglia subito. No, è micidiale, guarda. Speriamo che Da per quel Udine punto di sia la vista sliding door e non sia stata una partita all'Arshavin che fece 4 gol ad Anfield e poi non concluse mai. Io ma se arrivasse a 4 gol dentro comunque saremmo felici perché significa ci che ne farà bastano. 42. E poi se ne può decidere in Francia. Anche perché è prestito secco. Io ho fiducia in Ciccio Udine. Andiamo a vedere la formazione dello Spezia. Intanto mi sto Io affacciando. sogno un gol di Uden su punizione, ragazzi. Ogni volta che c'è un calcio piazzato, dico va, fa, e poi belle punizioni alla Zanchetta Formazioni. che alzano sulla barriera. Lo Spezia mi porta un 3-5-2. In porta Drogowski. Poi difesa a 3, Wisniewski, Ampadu e Nicolau. Una bella difesa. Centrocampo, esterno di destra, Jasi. Centralmente, Bourabia, Ekdal, Esposito. A sinistra, Reza. Attacco a 2, Shomurodov, Enzola. Insomma, una Madonna, squadra... Ekdal, ragazzi, quanti anni c'ha? Ekdal nelle figurine del 2006, c'era cioè, nella Juventus. Cioè, Ekdal, l'età di ok. tirarlo c'ha, cioè, l'età di tirarlo legittimo c'ha. Cioè. Allora, È giovane però. Ekdal ha 33 anni, manco Davvero, tanti, cioè, quanti anni ne manco gioca al tanti. calcio Ekdal? Beh, io Forse a Ekdal lo 11 anni ricordo giocava già. effettivamente da Da anni sempre. orsono, però ha 33 Credo anni restesse pure. nella Juve della B. Credo restesse nella Juve della B, Ekdal. Cioè, tu pensa. Vabbè, Andrea, tu Adesso pensi che a 33 anni c'è poco da voglio trovarvi pensare. un dato, 17 anni. e ne parliamo. Perché insomma il Lecce e lo Spezia si sono caratterizzati per aver combinato un disastro totale nel girone di ritorno. Cioè, abbiamo lo stesso, insomma, lo stesso Oh, loro vanno percorso. meglio, no? Sono andati meglio loro, no? Hanno Un fatto una punto vittoria in più. che Da febbraio ad oggi noi abbiamo vinto solo con l'Udinese e l'abbiamo vista sfumare al 92esimo con la Lazio. Loro hanno vinto contro l'Inter e contro il Inter Milan. e il Milan. In situazioni che insomma il Milan ha fatto una bella figura in Champions Ah, il League, Milan. quell'Inter era l'Inter delle 11 sconfitte in campionato, hanno colto le opportunità e hanno vinto queste Bravo, hanno due colto le partite. opportunità. Vi leggo Esatto. anche questo dato per far capire, insomma, ok. Riporto ultimo uomo, testata famosa. Che scrive: il problema per lo Spezia è che questa specie di spareggio con il Lecce verrà disputato fuori casa, dove le sue statistiche non sono affatto eccellenti, dato che lo Spezia non vince fuori casa dall'11 novembre. Ricordiamo che il Verona non vinceva fuori casa dal maggio dell'anno prima. Lo Il Spezia non vince fuori casa. tipo di Verona che stava accanto a me non ha fatto a meno di ripeterlo 12 volte, non vincevano da 372 giorni. Lo so a memoria perché lo diceva in continuazione. Vai. Lo Ah, quindi lo Spezia non salutiamo. vince dall'11 novembre. Contro la Samp, sempre dopo la Samp, lo Spezia è la peggiore della Serie A nel differenziale fra gol segnati e subiti fuori casa. Comunque, Questo
Questa è una scemenza che hanno scritto dopo la Samp, perché lo Spezia a Genova con la Samp ha fatto 1-1 qualche giorno da fa. Vabbè, avevo sbagliato. Però, sempre dopo la Samp, lo Però Spezia è il peggiore in Serie A per differenziale fra gol segnati e subiti fuori casa, e la peggiore dopo la Salernitana per expected goal concessi, dove al contrario il Lecce, quando gioca in casa, concede pochissimo all'avversario. Quindi, insomma, due squadre disastrate. posso dire una cosa comunque? Sì. Lo Spezia gioca in un campo a dimensioni ridotte. Cioè, il campo dello Sì, è Spezia vero, è il comunque piccolo, più sì. Ma piccolo. Ragazzi, cioè, non è, io questa cosa più davvero non piccolo la dici capisco. di dimensione Sì, proprio, sì. certo. È piccolo, è Ma piccolo. anche di tanto. Cioè, rispetto alla Reti è di tantissimo. Che la Reti è il più grande, lo Spezia è più piccolo. E io, se tu vedi le partite delle squadre, le squadre avversarie fanno davvero fatica a sviluppare il gioco, perché quei metri sembra una scemenza, ma quei 5, 6, 10 metri ti fanno la differenza nel passaggio, nel filtrante, nel sviluppare l'azione. E questo non è un. E infatti, casualmente, lo Spezia c'ha tipo su 30 punti che c'ha, ne avrà fatti 22, 23 in casa e In 7 in casa. trasferta. Beh, non è un caso, eh. Ricordate il Francavilla in Serie C, Ti cioè in quella scatolina, ricordi che di lei stadio? riuscì a prendere traversa da centrocampo per Però, porto il voglia. Andrea, lo stadio del Francavilla, questo discorso lo facemmo dimensionalmente e non era più piccolo, è lo stadio che è più piccolo, ma come No, 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 campo Carlo, no, anche secondo me pure il terreno il controlla tifoso. Andrea, controlla, ha controlla. cambiato lo stadio Vabbè. intanto secondo me. Gioca a Brindisi adesso il Francavilla, ma quando Prima giocava non giocava a Brindisi. nel suo stadio, le perdemmo 2-1 quel famoso 5 Controversia marzo 2017 di con Lemore. Patalino, lì il campo era più, ma lo Spezia è certamente più piccolo, È ma della certamente Reti più di piccolo. Salerno è molto più piccolo. E Ma quindi, anche ragazzi, Marassi è più grande degli altri. Cioè, gli stadi sono non sono particolari. tutti uguali, non sono tutti uguali. E sta cosa non va bene, Lo Spezia però. si è ripreso, lo Spezia si è ripreso mentalmente, ha preso un'iniezione di Dici fiducia niente, ragazzi, importante. il Milan l'avremmo battuto pure noi, ve lo dico io. Esatto, questo Quel stavo Milan l'avremmo arrivando. battuto. Come potevamo prendere, noi eravamo a 2 minuti anche da un'iniezione di fiducia importante, anche se secondo me comunque la Non prestazione fa e il pari niente, fatti in casa e a Lazio sono va state comunque importanti. bene. Sarebbe stato importantissimo vincere per il morale, però anche quello che Cioè, abbiamo se è fatto importantissimo va vincere per la sfida, saremo a più bene. 4 e con la vittoria dello Come Spezia saremo a diceva più 4. Andrea, ragazzi, quel Milan, stiamo parlando di una squadra che è andata a fare la semifinale Champions League, ha fatto una figuraccia a livello europeo assurda, e pensate che 3 giorni prima, ovvero contro lo Spezia, giocava addirittura con le riserve. Milan, ragazzi, un ribrezzo per la prestazione che ha fatto il castello Spezia. Bravo lo Spezia, per carità. Però torniamo sul fatto che questa squadra ha vinto solo con l'Inter, che quel periodo le perdeva tutte, e col Milan, che mo il peggior Milan degli ultimi 2 anni. Non stiamo affrontando chissà quale squadra, bisogna No, è una essere attenti. Vediamo squadra alla Filippo. pari, ragazzi. È una squadra alla pari È anche alla perché c'ha pari, è 30 alla pari. punti dopo 35 giornate. E quindi poi, ovvio, ragazzi, in casa, cioè in casa abbiamo fermato il Milan quando comunque giocava la Roma, abbiamo battuto la Lazio, l'Atalanta. Cioè in casa si può fare pure. Ora non è che noi in casa siamo, Sì, cioè Andrea, siamo un però il canaluccio, però. discorso, mo io non voglio deluderti, però o scoraggiarti, il discorso è sempre quello che con le squadre aperte che ti fanno giocare noi riusciamo a esprimerci bene. Quando troviamo una squadra un po' più chiusa che fa un lavoro sporco, un gioco sporco, entriamo in difficoltà. Bisogna Carlo, ma se vedere. l'approcci bene, passi in vantaggio lo Spezia, poi si deve aprire pure lui. Pure non è Sì, difendere ha già 1-0. capito una parola con passi in Ho vantaggio. capito Una una parola, parola. Devo fare. Se approcci come col Verona, che dopo 1 minuto quelli stavano segnando. Daniele, io questi discorsi lascio nel tempo che trovo. Tu immagini il tifoso del Verona, che è il Carlo legittimo del Verona, che mi dice prima di Lecce Verona, ma il Lecce ha giocato bene allo Juventus Stadium. Noi abbiamo giocato bene con la Juventus, abbiamo giocato bene con la Lazio, la scorsa abbiamo giocato super bene. Penso che il venerdì sera, dopo che ci hanno visto, Verona e Spezia tremavano. Tanto sta che poi Chi può vai dire che allo lo scontro Spezia ha giocato diretto bene con lo Spezia? No, e col col Milan ha Milan, giocato credo bene. intendesse. Però una questione che lascia il tempo che noi abbiamo giocato tante partite bene, eppure abbiamo perso, e poi le partite dopo, lo scontro diretto, perdevamo comunque. Lo Spezia si è ripreso perché ha vinto con i morti. Il Verona aveva preso un'imbarcata prima di venire a Lecce, e noi con gli Infatti. Scaligeri sembrava che fossimo in terra agli sepolti.
con le squadre a 5 centrocampo abbiamo sempre avuto problemi. Dovrei farti Vero, l'interrogare, sinceramente, vero, non lo vero, ricordo. vero, 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 perché tu con gli esterni devi contrastare, stai sempre lì in mezzo, no? Sai contrastare l'uscita del braccetto, sai contrastare l'esterno del Lezione di centrocampo. tattica a cura di Carlo Legittimo. Posso anche andare a Speriamo che leggere stia il seguendo Davide Mandolino 21-56. stasera, così prende appunti. Davide sta dormendo da almeno un'oretta, almeno. No, però è così, ragazzi, quando vedete strefezza, sa Che che sonni fa? Che sonni fai? Io sono ancora più preoccupato, però. vero, dai, statisticamente le soffriamo le squadre così, con la difesa a 3. Capito, Carlo? Però una partita devi vincere, No, ho no? capito, però. Cioè, ce l'andiamo con queste storie. Soffriamo le grandi perché sono grandi. Soffriamo le piccole perché sono a No, 5. le Soffriamo grandi non tutto. le soffriamo, ti ho detto, Ma anzi, intanto ti non ho fai detto punti qua. lo stesso. Ma non fai Vabbè, perché punti. sono grandi, Appunto, allora non ti faccio però non punti. le soffri. Vabbè, ragazzi, poi speriamo che Zonzola non sia in condizione perché piano piano si stava Gianfranco. riprendendo. Quello gioca in modo differente da Djuric, un giocatore che gioca in profondità. Quindi bisogna stare attenti, bisogna stare attenti. Andrea, ti chiedono perché non hai invitato Egidio Ingrosso. Vabbè, dai, ci proviamo, se lo volete, se ce lo chiedete ci proviamo, lo conosciamo per averlo sopra in postazione allo stadio, quindi poi glielo chiediamo se vuole partecipare. Carlo ha perfettamente ragione, con squadre che giocano a menare noi abbiamo difficoltà. Vabbè, L'importante è non avere paura, lo diceva anche Tommaso Paradiso. ragazzi. La partita contro il Milan può aver dato valori falsati, in campo non scende lo stema, ma i calciatori, e quelli del Milan non erano E bravi. tra l'altro il Sono Milan ha d'accordo con preso te. pure due pali, comunque prima dell'1-0 dello Spezia, tra l'altro. Sì, ma Sì, poi. vabbè, ma una vergogna proprio, al di là dei due pali faceva proprio pietra. Speriamo che se ne Mercoledì ho esca della tifato Champions, del campionato, di l'uscita della Champions. tutto. Sì, no, nel senso per il No, prossimo anno. vabbè, però tieni conto del giorno col Verona l'ultima, quindi falli fare almeno poi 3 punti, falli fare. Ah, lo diceva anche Giovanni Paolo II, che salutiamo, nostro grande fan. Come... Scherzo, scherzo. Tornando da Andrea, dovrebbe arrivare il nostro ospite, Sì, tra 2 minuti. no? Tra 2 minuti. Spero che Va sia bene. puntuale, perché quante In effetti, puntate in mancano effetti. alla Poi fine di questa stagione calcistica? Due, altre due, e poi finalmente due. si va in Vabbè, poi facciamo. vacanza. Poi il giovedì facciamo il gran finale. Il giovedì dopo Bologna facciamo o il gran finale o la depressione totale Oh, totale. welcome to Si Serie strappa le B, Unione Sportiva Lecce. vesti. Su, Si siate un strappa le pochettino vesti, Carlo. ottimisti, No, ragazzi. Carlo, io No, no. sono ottimista, sono l'unico che sul gruppo scrive sempre ottimismo. Tu pure a volte sei depresso, come siete ottimisti? Diciamo che viviamo strani giorni Ragazzi, e andiamo un io pochettino sono con divaghi. serenissimo. Io sono serenissimo. Serie A, Serie B, ma niente. A me piace la Serie C'entra. B. No, la Sì, Serie A è da bellissima, ti ho protagonista detto. la Serie B, ma Guarda, alla Crotone dell'anno scorso ti faccio vedere io, è bella. Filippo, noi seguiremo Sono il più Lecce esatto. anche in C, l'abbiamo seguito, no? Io l'ho Abbiamo seguito ai seguito tempi quando giocava con la a Lodigiani. Oh, Ischia no, ma io abbiamo l'ho seguito perso. già nei tempi di Semeraro, quando siamo dopo Iurlano, no? Vabbè, Con io tenevo Semeraro. un anno. Filippo era un Quindi pensiero. io l'ho seguito già. Quindi figurati se mi spavento un Lecce in C, io lo seguirei comunque. Però la Serie A è troppo bella. È troppo bella, A non me so non piace perché. per nulla, poi non lo so. Ma è bella, dai, la Serie A, Filippo, dai, ma vai a giocare con squadre di un certo livello. Cioè, tu vai in Serie C, vai a giocare in Serie B, con chi vai a giocare? Fammi vedere qualche squadra di Serie Salò, B. Feralpi Salò, Sinceramente, no, ma allora, sono d'accordissimo Catanzaro. con voi. Sono d'accordissimo con voi. Tanto Cioè, sta che a me mo la se ne Serie scende A, a pure parte Spalla e le Benevento e trasferte Perugia. belle, perché comunque è bello andare a San Siro, è bello andare al Ateneo Franchi. Però ci sono certi equilibri della Serie A che a me non vogliono proprio, sinceramente. Quando mi vado a vedere Però determinate partite. una vittoria in Serie A non ha il sapore di No, nessun'altra ma vittoria. anche Perché la vittoria in mediaticamente Serie sei A è esposto a sudata in livelli. maniera, ma è sudata in maniera esatta. Cioè tu in Serie B, poi sempre dipende come la fai, però grazie a Dio noi la Serie B la facciamo sempre per vincerla. In Serie B tu vinci ed è una necessità vincere. In Serie A vincere è una cosa talmente tanto incredibile perché vinci poco, che ogni volta che vinci sei proprio inebriato la vita. Invece in Serie B o in Serie C Poi la vittoria è quasi una necessità, cioè una cosa che devi fare per esatto, forza. posso dire un'altra cosa? Che
Poi non devi sottovalutare l'aspetto pubblico, cioè il Lecce ha un pubblico da Serie A, lo dicono i numeri, cioè tu non puoi giocare in Serie Lecce col Sud Vabbè, Carlo, Tirol, se fosse per questo, con il Pisa, l'Empoli, il con la Sassuolo. Regina, che non ci vanno allo stadio questi qua, cioè non puoi paragonarti con queste squadre qua, capito? Ma non per Carlo, ma qualcosa, l'Empoli, il perché noi Sassuolo, siamo la più bravi, Cremonese. perché c'è più pubblico, c'è più voglia di Lecce. E quindi siamo da Serie A, almeno sulla carta, non c'è niente da Un fare. Ci ha sino fatto sta è Serie B. positivo, non al Covid, e dice se dovessimo perdere con lo Spezia, tranquilli, ci salviamo lo stesso, speriamo. Vabbè, ragazzi, io non vorrei salvarmi così, La però. prossima Serie Cioè, B poi. sarà dura, la Serie B è sempre dura, però Ha sempre la Sampdoria, ragazzi. diciamo. Sampdoria l'anno prossimo non fa manco il derby col Sesto Levante, perché il Sesto Levante è in Serie C e la Samp sta in D. Quale Sampdoria? Salutiamo gli amici della Sampdoria che ci seguono No, sempre. non li salutiamo, non li salutiamo. Oh, ragazzi, Comunque viviamo io tutto adesso con tirerò serenità. fuori un Twitter di inizio anno, quando dissi e mi attaccarono, non so come hanno fatto a seguirmi tutti i sampdoriani che mi riempirono di parolacce. Avete venduto Huskinsen, adesso andate in Serie B. E Huskinsen, ma quello non è il valore del Portafortuna. giocatore. Hai capito? Poi te lo riciccio, Filippo, questo tweet, Va uso bene, Carlo, sono questo felice. termine. Quest'anno a due, ma infatti, ora stanno la Serie B. Stanno il Lecce lo scorso anno. Quest'anno avrebbe vinto la Serie B a ottobre. Vabbè, polemica qui. Numerosi ci seguono. Frecciatina di Andrea. Siamo abituati a lottare all'ultima con Bologna. Sono d'accordo. Andrea, com'è che lo spiego? Allora l'ho scritto un attimo, ma che ansia che c'hai, Dio mio. Mamma mia, ma quello fa, è abituato alle ore piccole, per mo' lui è giorno, per mo'. Infatti, tranquillo, non arrivo. Tanto poi dobbiamo fare il pronostirone, eh? La No, settimana scorsa l'avete ha fatto? portato sfiga. No. Ha portato sfiga il pronosticone, quindi non lo facciamo più. Perché non l'abbiamo Certo. fatto con la Lazio e abbiamo giocato bene. L'abbiamo fatto con Verona e Vabbè. abbiamo perso. Il pronosticone ha Non lo rotto. facciamo più. Ci dobbiamo attaccare a tutto, dobbiamo segnarci chi A porta tutto, bene, cosa infatti, porta Carlo mi ha male. fatto i pronostici della Coppa Europea che non me l'avevi mai fatto. Però Ma vediamo se non ci sarà più il pronostico dell'Europa, perché poi dopo c'è la non è... Vabbè, finale, non fa c'è. niente, ma sta partita ci serve. Tu stai sereno, che infatti, sta partita ci serve. Poi la finale, mi fai pure la finale, Carlo. Non capisco perché non mi puoi fare Vabbè. la finale. No, vediamo come va la cosa. Vediamo come va la Esatto. cosa. Oggi la Primavera ha vinto. Alla Primavera basta una vittoria per essere aritmeticamente prima. Sono felice per i ragazzi, è un traguardo che va sottolineato perché Sì. la Primavera lo scorso anno si è salvata per miracolo all'ultima giornata, mentre Per quest'anno miracolo davvero? con una vittoria in due partite, la Primavera vince la regular season. Poi a fase finale, ragazzi, può succedere di tutto. Ad esempio la Supercoppa l'altra settimana l'ha vinta la Fiorentina, l'ha vinta la Roma ai danni della Fiorentina. Sebbene quest'anno la Fiorentina si stia rivelando più forte della Roma, però nei 90 minuti succede tutto, quindi nelle fasi finali viviamola con serenità. Caio De, tra 5 anni ce lo tireremo al Fantacalcio. Caio De, un fenomeno della regione. Ma piccola parentesi da ignorante, cioè se noi dovessimo arrivare primi in primavera, cosa faremo? Faremo Saltiamo. semifinale e Sì, finale. saltiamo i quarti. Andata e Saltiamo i ritorno? quarti. Andata e ritorno? Lo sapete? Sì, credo di sì, credo di sì. Non lo so, Vabbè, non si hanno la finale notizie. forse no, Non la si hanno finale forse notizie no, certe non su. siamo notizie. Aspetta, no, cioè, si hanno notizie certe, fece l'articolo su Piazza Lecce, però la memoria. Allora, regolamento. Il Ok, nostro il ospite sta avendo un regolamento. attimo di problemi con Di connessione. l'entrata. No, con l'entrata, perché dice che non si ricorda le password. Filippo, c'è qualche modo per superare? Quale Perché credo password? gli chiede la password o di Google o di Facebook, credo. Ah, sì, perché praticamente All'inizio, quando adesso entri. sì, ti chiede devi accedere con un account o con YouTube o con Sì, dicevo Facebook. YouTube, Google o Facebook. Vabbè, mo vediamo se riesce a entrare. Perché questa Tolta faccia questa così? opzione, puoi entrare tranquillamente. Ok. La prima in classifica
Ah, tu non la togli questa opzione, Cioè, io mi tre sono, settimane sono fa ammazzato mi sta prima. Non smanettando sapevo col cavivo, esistesse questa cavissimo opzione. contro Per Asile, mo tolgo entrare questa opzione, ma con Facebook, che non mi ricordavo manco la password, mo è tolta questa opzione, ci ho io messo siamo 2 ore prima. rimasti così, io sono rimasto così, accedi con YouTube. E che cazzo succede Ma con io YouTube? non ho Perché se accede fatto pure con nulla. YouTube, Se i signori mo di tolgo questa StreamYard mi opzione. ha... Carlo, stai Follia, sereno, follia, non sapevo esistesse. follia. È un aggiornamento di StreamYard di cui sono venuto al corrente adesso e ho risolto. La prima in classifica affronta la vincente fra quarta e quinta, che si affronteranno ai quarti. In caso di parità, al termine di una semifinale si disputeranno i tempi supplementari. Ah, Quindi quindi non c'è diretta. non c'è andata e ritorno. Si Mamma mia. qualifica semifinale. Qualora al termine supplementare il punteggio dovesse restare in parità, va in finale. Eventualmente il Lecce, perché non si fanno i rigori, quindi se dopo 120 Ah, minuti ok. di Boh. semifinale c'è parità, il Lecce va. Le Yeah. vincitrici 120 minuti della soltanto. finale vanno in finale, e in finale dopo i 90 minuti ci sono supplementari ai rigori. Quindi il nostro vantaggio è saltare un turno e Sì. poi se pareggiamo dopo 120 minuti andiamo in finale. Quindi questo è tutto. Andrea, fai Vabbè, sapere comunque ora che ho tolto intanto, l'autenticazione. glielo ho detto, intanto vinciamo il campionato, comunque arrivare primi, a parte tutta questo schifo, comunque è bello, in 38 partite siamo arrivati primi. Poi, 34. vediamo che succede. Ricordi 34-34. Burnett com'è stato Burnett Tapin, quest'anno? bel Ah, cross di Tapin. Saloma, che è un giocatore molto Allora, sottovalutato, devo dire. da voi, a me piace tantissimo. Però. A me piace proprio tanto. Non Carlo, si so se è dice fuori quota. Burnezze. Burnezze si dice Burnete. comunque. Burnezze. Il rumeno si Burnete. pronuncia Burnezze. Vabbè, io sono italiano, dico Burnete. Vabbè, ho capito, devo Bravo pronunciarlo Carlo, mi bene o sembra pronunciarlo giusto. come vuoi. Se no, In Romania allora dico faccio. Burnete, mo dico Burnete. Quando stai a Timisoara di Burnezze. Quindi ti stavo dicendo, è fuori quota Saloma? Sì, l'anno Quindi il prossimo non prossimo può più direttore. giocare. È con noi il buon Giampaolo dei Lesionati. Ciao Ma Giampaolo. ragazzi, mi sentite? Sì, ci sentiamo Perfetto, forte e benissimo. chiaro. Giampaolo, portaci una bella ventata di positività. Speriamo. Non mi date questo compito importante, in caso la disattendiamo. Speriamo. Qua positività c'ha tanta. Non piccare il culo serve. Quello avete già parlato di quello? No, No, di quello no. ancora ti stavo aspettando per quello. Tanto serve. Un Tu come la po' va vedi? via la voce, Giampaolo. Non so Hai le se mi sentite. cuffie? Mi Sì, sento, no, questione di ragazzi. cuffie credo che sia. Le tecnologie salesiane non sono arrivate ancora dove abito io. Allora, vai tranquillo, parlaci della partita. Sì, vai tranquillo. A tratti, sì. Tratti? No, è Non lo so. perché si incrocia con le voci nostre, tranquilli. Non parliamo, va solo lui Ah, e si ok, sente vai. benissimo. Ok. Cosa devo dire, ragazzi? Cosa volete sapere esattamente? Come la vedi? Come la vedo? La vedo dalla tribuna centrale, innanzitutto, e questa è una cosa. C'è poco da dire, ragazzi, nel senso che parlare di motivazioni a questi livelli non credo che bisogna parlare di motivazione. Credo che un calciatore sa, innanzitutto, sono tutti quanti ragazzi giovani che quindi devono dimostrare di essere qualcosa, qualcuno anche per fare carriera. Quindi, se dovessero retrocedere, sicuramente perderebbero occasioni, contratti. Quindi, vediamolo dal lato loro che gli conviene, innanzitutto, perché sono tutti quanti un mercenario, fondamentalmente. Quindi, conviene a loro fare una bella prestazione, rimanere in Serie A per la loro carriera. Quindi, io mi. Di poter essere quello, i nostri beniamini, i nostri campioni che difendono i colori giallorossi. Cioè, non posso pensare che hanno bisogno di essere spronati per una partita così importante. Io confido molto in loro, soprattutto in Di Francesco Strefezza, Baschirotto, credo che Incredibile. Len. Di Francesco, se è in giornata è troppo forte, quindi mi auguro che possa essere lui in giornata e che Strefezza si possa ritrovare perché, bello mio, ultimamente si è un po' perso il nostro Gabrielino, però non si discute. Ma ti Dalla posso fare chat. una domanda? Ah, vai, Sì, tranquillo. prima la chat che ti chiede che spezia ti aspetti.
che Spezia mi aspetto. Anche loro hanno parlato di finale, quindi sicuramente non verranno a passeggiare a Lecce o a prendersi il sole, che purtroppo non ci sarà, perché se questi sono i tempi non potevamo neanche contare su quel fattore. Vengo, noi siamo abituati al caldo, siamo abituati all'umidità, invece no, praticamente è più un tempo simile a loro che non al nostro. Ragazzi, però c'è poco da fare, bisogna vincere. Abbiamo avuto pazienza, abbiamo capito, abbiamo sopportato, abbiamo compreso, siamo stati comprensivi, tutto, però adesso c'è da metterla dentro in tutti i modi la palla e vincere. Ma no, guarda, veramente per Saverio, per il presidente, perché è veramente una persona di una bontà, di un'educazione, ci tiene talmente tanto a questa squadra, che è un po' un'anomalia nel calcio moderno, un presidente di Lecce che ama la sua squadra, sono tutte quante multinazionali, tutti che fanno delle cose, diciamo, dei fondi, no, per poter fare poi dei riciclaggi, cose. Cioè, questo è veramente una persona che ha messo il suo lavoro, la sua famiglia al centro, il Lecce al centro della sua vita, e mi auguro per lui che gli possano regalare questa soddisfazione, che se la regala a lui la regala anche a noi. Cioè, l'emozione che aveva quando poi si è emozionato quando abbiamo vinto l'Udinese. Cioè, avete visto le immagini, le fotografie, cioè, se non lo fanno per lui, non so perché debbano farlo per noi, veramente. Quindi mi auguro che lo facciano per Saverio, i calciatori. Carlo. È stato anche il suo compleanno, poc'anzi, l'altro 11, giorno. Quindi, 11. Veramente, solitamente gli regaliamo o promozioni o dispiaceri, perché siamo retrocedi, no? Qualche anno fa. E invece sarebbe bello ora regalargli una salvezza, perché se la merita tutta quanta. E tutto l'ambiente leccese, chiaramente. No, ti volevo chiedere, Giampaolo, tu che stai comunque sia, riconosci, no? Se non altro più di noi giocatori, dico. Perché più o meno, avuto modo... magari qualcuno in particolare, qualche parola, cosa. Sì, non, più o meno li conosco. Non credo che Helgason, insomma, che ti chiami Helgason tutte le sere per sapere come sta. Dice, quelli un pochettino più... gli umori, hai avuto modo di testare un pochettino gli umori, anche... questa pre-Spezia, ma anche nel post Verona, tutte queste situazioni, cioè come reagiscono questi ragazzi? Hai avuto modo di sentire qualcuno? Adesso diciamo, parliamo prima di questa partita pre-Spezia, ecco. Sì, no, guarda, io mi sono messaggiato un po' con Baschirotto, perché gli ho detto che secondo me la sua favola alla Rocky Balboa, perché la vita di Baschirotto è un po' un film, ha tutte le caratteristiche dell'happy end americano, no? Cioè quel finale gioioso, cioè secondo me lui dovrebbe fare il gol salvezza giocando in attacco, cioè tipo, si tira qualcuno, lui va in attacco, cioè segna il gol, perché ci sta nell'immaginario collettivo. Abbiamo disegnato questo Baschirotto che è quasi un supereroe, che i bambini escono pazzi. Quindi qualche volta gli scrivo, guarda, manca soltanto il tuo gol, devi fare il gol per completare questa favola meravigliosa che hai disegnato quest'anno. E lui che giustamente dice che loro ci tengono, si impegnano, danno tutto, lui va 2 ore prima all'allenamento, se ne va 2 ore dopo. No, ma infatti... Cioè, ragazzi, voi lo sapete meglio di me, perché... Sull'impegno... No, abbiamo passato un'annata in cui c'erano quelli che si facevano le serate, se la trincheggiavano, bevevano, smignottavano. Cioè, di questi ragazzi quest'anno, ma veramente non ce n'è uno... Tutti bravi ragazzi, sono tutti bravi, innamorati, le famiglie, questi manco trombano, cioè, ma facciamolo con lui. Questi stanno con le fidanzate, sono veramente bravi ragazzi. Quindi il problema è veramente tecnico. Cioè, non forse non troppo, puoi, forse non ce troppo la fanno. Bravi. Cioè, quando forse non hanno vinto, bravi. Sono troppo bravi, veramente, sono troppo bravi. Cioè, secondo me gli ultra hanno fatto bene, perché il tifoso, comunque sia, chi paga il biglietto ha diritto a contestare, no? Anche loro magari ci restano male, se calciatore prende un sacco di soldi, te subito pinnolo, cioè ci sta, fa parte del grande gioco. Però ti dico, la paura mia è stata quando hanno preso, quando vengono fischiati, che si intimoriscano, perché li vedo veramente poco sani, no, è così. A parte un TD che comunque un po' di pelo ce l'ha, perché è uno insomma che ha fatto la finale di Coppa del Mondo, non posso pensare che cioè, sa gestire certe emozioni. Però cioè, gli altri li vedo veramente intimoriti. La paura mia era che magari questa favola meravigliosa fra il tifo giallorosso e Lecce e i calciatori potesse essere disturbata da questo momento negativo, no? Però alla fine hanno pure vinto l'Udinese, quindi comunque l'atteggiamento in campo con la Lazio, hanno giocato bene. Col Verona, che vi devo dire, ragazzi? Col Verona hanno giocato male all'inizio. Purtroppo anche lì sono impanicati, hanno paura. Sembra che quando giochiamo con le forti, con le squadre, le grandi squadre, si esaltano. Con quelle piccole, quando dobbiamo imporre il nostro gioco, si perdono. Quindi dobbiamo sperare che vivano lo Spezia come il Barcellona. Che vi devo dire? Speriamo. O come la Juve. Ma come sono lo stesso. Giampaolo, ma se senza di...
Sta assenza di Hjulmand, come la vedi? Secondo lei può essere pesante? O Sì, certo. è un Mi giocatore. sembra che Però in panchina abbiamo Fabregas, dico, cioè, per dire qualcun altro, cioè, alla fine è il capitano, è uno dei più talentuosi che abbiamo. Però secondo me, ma poi siete certi che non giochi? Cioè, sei proprio certi, certissimi che non possa giocare? Se poi 90% la salta, dai. Ma addirittura. perché no, dicevo, teniamo scusa quel Andrea, se ha 10. quella lesione, cioè non è che, a meno che non è Superman. No, non ha lesione, però ha un'elongazione che potrebbe diventare lesione. Cioè, il problema è che poi lo step successivo è la lesione, e quindi per evitare che Sì, si anche possa quello, sì. lesionare, No, ma allora. sì, va bene. Io intendevo lesione come per dire Sì, quell'acciacco in no, quel senso là. esatto. E se non fai un Ragazzi, pochettino di. cioè, ora sto capendo, ci avete invitato proprio oggi perché si parlava delle lesioni, cioè fatemi capire. Con tante altre puntate, però Tu parlo ora della ne lesione di sai. Hjulmand. Tu sei Le puoi esperto. curare meglio di tutti. Invece, in chat parlano proprio del tuo lavoro. C'è Paolone che dice che c'è mio nipote di 4 anni che canta a memoria le canzoni di Strepezza e di Baschirotto. Mentre Marco Ancora vuole sapere la soffiata sulla prossima canzone. Guarda, io la farei su Hjulmand, però purtroppo poi se ne va perché lo venderanno, perché ci sta che del calcio così, poi la canzone fai e poi se ne vanno. Ma di giocatori, Aspetta dovete allora. capire, persone, un anno, 2 anni fanno in una squadra mediamente. Cioè non è che si può pensare che qua chiudono la carriera, di passare 2 anni fanno mediamente calciatori. Quindi io la farei pure su Hjulmand, però so già che poi magari a agosto non ce lo vendo. Però Hjulmand è un personaggio, oltre al fatto ragazzi che è bellissima la famiglia Hjulmand, in generale, a parte lui, è Il padre, meraviglioso. no? Stesso familiare in tribuna, io sono là, quindi li vedo arrivare. Sono numerosissimi. C'è la fidanzata, poi c'è la mamma della fidanzata, che è buona, fra l'altro, la suocera, poi c'è tuo papà, poi c'è i cugini. Sono 30, tutti quanti consumano litri di birra Di come birra su. io bevo quarta caffè, allo stesso livello. E sono una famiglia, e poi sono così, sono antidivi, sono simpatici, sorridono a tutti, parlano con tutti. Io ho un sacco di aneddoti dei miei amici che hanno dato passaggi, li hanno incrociati, hanno chiesto. Ci sono proprio gente del Nord Europa meravigliosa. Quindi io mi auguro che Hjulmand possa restare con noi. Però, ragazzi, nel calcio moderno, pensare che Hjulmand possa stare così forte tanti anni con noi, noi ce l'auguriamo, però è difficile. Comunque, la farei su Hjulmand, la canzone, ecco. A questo punto, per questo motivo, vorresti farla su Bleve, che tanto sta là da 10 anni. Non penso, cioè, No, se fai andare via Bleve, allora davvero fai che danno tuo, eh. grande, bravo ragazzo che è Marco. Il nostro vero Daniele ti chiede da dove arriva il nome dei lesionati. deriva dal fatto che a me ha sempre avuto un'accezione satirica, comica, però a lesionati, no? Per indicare una lesione cerebrale, con così di gente che fa qualcosa in un modo irriverente, sarcastico, differente dalla normalità, da quello che è normale. Quindi ho sempre parlato anche quando era Party Rock Salento, la banda dei lesionati. Quindi a un certo punto ho virato su lesionati perché lo vedevo un nome un po' più nazionale, un po' più anche il logo mi piaceva di più la parola lesionati e ho tolto la parola party, ecco. Questo. Non c'è un motivo particolare. Daniele scrive: come Diego che alla cena dei nuclei ha cantato tutta memoria. Ciao Giampaolo, grazie per Scusa. aver duettato con te a gioco quella serata. Ciao Daniele, mi auguro che ci possa essere un'altra occasione, perché quei momenti che abbiamo cantato con Diego erano momenti di fasto, di gioia, perché stavamo belli più 8 punti, più 9, no? E invece poi noi che siamo leccesi, siamo abituati a soffrire, era troppo bello effettivamente. Era, cioè, Esatto. pensi, no? Che se avessimo vinto col Verona noi eravamo salvi. Cioè se la ragioni dopo, ma Lecce poteva vincere mai col Verona e No. salvarsi? Cioè, nel nostro DNA c'è la tranquillità. Forse solo con Zeman abbiamo avuto, no? Ragazzi, ricordo Ma male. Con comunque ci no. salvammo, alla fine, anche con Zeman. Però Anche con Zeman. sempre, cioè, quindi proprio fa parte del nostro DNA soffrire. Quindi, caro Dieghino, sto al bimbo, mi rivolgo. Mi auguro che ci rivedremo quest'estate in cui saremo in qualche piazza, qualche evento privato, qualcosa. Insomma, ce la ricantiamo con il Lecce ancora in Serie A. Quindi, questo è l'augurio che mi faccio e ti faccio e ci facciamo. Giampaolo, Antonio, una vai. curiosità, aspetta, Filippo, ma hai sentito Coda e Lucioni? Chi sta più felice dei due per questa Serie A ritrovata? Allora, a proposito, con Lucioni, perché Lucioni, ragazzi, è una simpatia, di un'ironia, c'è cioè, veramente un coglionazzo di livelli che voi non potete neanche.
quello è uno showman che mi ruba il posto di lavoro a me, quello è un burlone continuo, no? Allora, siccome fondamentalmente cioè lui non lo voglio sentire in questo periodo, perché secondo me lui ci gufa, perché il suo sogno è tornare a Lecce. Lui, lui torna, chiaramente, torna da capitano. E noi sta gioia non dobbiamo dargliela. Non dobbiamo. Quindi l'altro giorno gli ho mandato un fotomontaggio. Avete presente la classica immagine di Berlusconi dalla tenda che riappare? Sì. E gli ho fatto scritto con la faccia sua: stai tornando da me per la serie, no? Con l'ennesima sconfitta. E gli ho detto: caro Fabio, tu pensi questo, ma non stiamo tornando, rilassati. E lui ride perché no, lui ci vuole bene, però è normale che lui si è innamorato di Lecce, siccome sa che in Serie A non vuole in Serie A, che poi sta domanda da capire, cioè questa cosa non l'ho mai capita, ma secondo voi, vi domando io a voi, Lucioni, se fosse rimasto come panchinaro la Tuglia, no? Alla Dermago, sarebbe stato uno che rompeva lo spogliatoio o avrebbe accettato il ruolo? Però ti rigiro la domanda, Lucioni sarebbe rimasto alla Tuglia o alla Dermago? Nel senso, accontentandosi, la cosa accontentandosi è questa, di fare 10 partite? Lui dice di sì, a domanda precisa, lui dice che sarebbe rimasto perché gli vuole ama il Lecce, gli piace stare a Lecce, avrebbe accettato. Però chi invece fa le scelte, quindi presuppongo direttore Corvino, conoscendo il soggetto è un sanguigno, dice questo, dice sì e poi vuole giocare e poi per lo spogliatoio e secondo te Baroni ha una con quella personalità che gli ha fatto vincere i campionati, se secondo me è questo, secondo me è questo, in panchina o lo accontenta, quindi secondo me sarà andata così la storia, siccome io gliel'ha tolti. Sì, no, io non capisco un cazzo, quindi io non giudico. No, io così è. Se hanno fatto così, secondo me l'avranno ragionata così. Perché se no tu vedevi, per esempio, vedevi Coda sicuro titolare quest'anno e Sissé in panchina e Colombo a fare la muffa in panchina. Così è, perché Baroni aveva questi due punti fissi che erano... E poi dietro... Ragione. Anche un senso di ricordo... Di Giampaolo, scusa, quando parliamo insieme non si sente la voce tua. Sicuramente ci potrà potuto essere un eventuale senso di riconoscenza nei confronti di questi calciatori che hanno fatto tanto per lui, no? E quindi magari non sarebbe stato obiettivo, secondo il direttore. L'avrà ragionata così, credo. Questo. Oltre al fatto che hanno voluto ringiovanire la rosa, perché comunque hanno ringiovanito la rosa, hanno mandato via 34 anni, 35 anni. C'è Pongracic, che non so, Pongracic è fortissimo, un animale, però si è dedicato questo qua, Swarovski sembra, come del mago. Allora, però, le risate ce le siamo fatte alla fine, io ti avevo chiesto le risate, involontariamente sono venute fuori, quindi... Gianpaolo, chiudendo il discorso su Lucioni, lui ultimamente ha detto che vorrebbe giocarsi una carta in Serie A, chissà se non ha mandato la battuta a Corvino, no? Per dire che guarda che se torno io me la voglio giocare ma non lo so ragazzi o Angelozzi a Frosinone può essere anche comunque è nostro, sarà pure Angelozzi a Frosinone ma è nostro né che... sì fondamentalmente è nostro sì. Guarda sono curioso di vedere adesso se il Frosinone cioè, se lo terrà in Serie A oppure nuovamente lo rimandano alla classica squadra che deve vincere il campionato. Guarda, sono veramente curioso di capire. Siamo tutti curiosi. Quelli puntigliosi oppure la ragionano tutti così. Cioè, questa è la mia riflessione. Sì, non vedo ora di sfotterlo, chiaramente, su questa cosa qua. Anche perché lui è capitano lì, comunque. Non è nemmeno, dici, ne ha fatte forse 30 quest'anno a Frosinone. Non ha giocato, ci ha giocato parecchio, quindi... Allora, lui mi ha detto, oh, sono arrivato a spogliatoio a Frosinone. Ho preso il presidente, gli ho detto... Quando faccio la squadra, prima di cominciare tutto da capo qua. Cioè, quello è un leader, ragazzi, parliamo di un leader. Cioè, quello è arrivato e detta regole, che poi sono vincenti, perché alla fine c'è cioè, un professionista esemplare. Oh, ragazzi, tipo, ma ora Giappone, dobbiamo fare la festa. Che cazzo stai dicendo? Gli ho detto Fabio l'altro giorno. Mi ha chiamato, ma vieni a fare la festa a Frosinone. Ma secondo te posso venire a fare la festa a Frosinone? Gli ho detto, cioè, mi vuole talmente tanto bene che mi ha chiamato per andare a fare la messa con lui a Frosinone. Ho detto, ma cioè, posso capire se fosse il tuo compleanno? Io posso pure capire, no? Cioè, siamo insieme. Ma la messa di Frosinone mi chiami a me con falso l'animatore. Ha detto, mannaggia.
già. Però è troppo bravo, veramente, veramente. Oltre al fatto che di Lecce è proprio innamorato, io penso che tornerà a vivere qua. Sì, magari no. Anche, magari anche un futuro in società, no? Magari dipende poi cosa vorrà fare nella carriera, se vuole prendere lui la strada... direttore sportivo voglia fare. Esatto, avevo letto io una volta che voleva fare quel tipo di carriera, magari no, poi... E secondo me... quello... Boh, non lo so, secondo me lui sarebbe anche un bravo allenatore, perché comunque è uno carismatico da spogliatoio, cioè non lo so perché non la contempla quest'idea qua. Magari in futuro parleremo responsabile del settore giovanile, magari parte dal basso a fare il nuovo del vecchio, chi lo sa. Comunque ragazzi, se avete altre battute, altrimenti liberiamo Giampaolo. Basta così. Ah, no. Giampaolo, non lo farai, però ci provo. Un pronostico per domenica? Io ho detto che ci provo, poi se vuoi farlo lo fai, altrimenti... ma che dobbiamo dire? Possiamo essere noi speranzosi e proposti. Io so una cosa, io sogno il gol di Franco Umtiti, perché manca il gol di Franco Umtiti. Bravo. Quello manca. C'è un Baschiroso già dato, manca nella, questa favola, in questa maison d'amore con i leccesi, manca il gol di Umtiti, o di testa o da botta da fuori, quello manca. Sarebbe bello. Botta da fuori? Tipo quella che la Lazio, no? Ha fatto un tiro che andò fuori di poco, non mi ricordo, fece un tirone quando fece quel partitone. No, quindi secondo me un TD. Al 95esimo botte di un TD e Lecce che festeggia, sarebbe bellissimo. Speriamo. O no? Sarebbe bello. Sì, sarebbe anche un TD giusto mano, no? Quando segnava Lucioni, noi l'altro anno capimmo che saremmo saliti in Serie A e magari un gol di un TD può veramente dare Quel qualcosa in più finale di questo campionato, così festeggiamo tutti, perché veramente io non so tu, ma io mi sono stancato proprio, sto perdendo anni di vita ogni settimana, una cosa... Sì, Carlo, inizio giovane mi è risembrato, ora sto vedendo un po' di... No, questo campionato, Ma se tu mi vedevi inizio campionato ero più giovane, invece... L'età di Filippo aveva inizio campionato era quanto Filippo? C'è una cosa tremenda, ma mai come quest'anno, io non so perché, forse sono veramente più vecchio in generale, quindi soffro di più la fatica. E il Lecce è stressante. No, è stressante proprio, guarda. E pensa, noi siamo tifosi, pensa all'Usaverio che caccia i soldi, non lo so immaginare. Non lo so immaginare. Deve essere tifoso e anche cacciatore di soldi, quindi veramente. Di milioni, cavolo, finché di sono 100 euro. Di milioni. No, infatti è così. Infatti poi non si capiscono le critiche, no? quando ci sono nei confronti di Saverio. No, ma Saverio veramente, cioè io ho letto che la gente poi è cattiva, no? Cioè in genere i social danno il peggio dell'essere umano, perché io leggo anche, ragazzi, critica a Fiorello, cioè leggo cose sui social pazzesche, gente che ha la cattiveria gratuita sotto a tutto, commentano male. Ci hanno avuto il coraggio alcuni di criticare anche Saverio, e ce ne vuole per criticare Saverio, veramente, ce ne vuole. Io posso capire due contesti l'allenatore, però non puoi contestare la buona fede di un presidente che cerca di fare il bene della squadra. Poi magari pure sbagliare, però cioè, non puoi contestare Saverio. Però sono veramente pochissimi, Cioè, credo che la piazza si è innamorata umanamente del presidente che stiamo parlando. Meno male che lo tenimo. Lunga vita, veramente. Poi quest'anno, se Dio vuole, se dovessimo salvarci, finalmente vedrà la luce, perché due giocatori li vende, una picca di cassa, finalmente la vedrà, perché ragazzi, al momento l'unica vendita che abbiamo fatto, la Sita Mia. Qua 3 milioni e mezzo, no, all'Empoli, il totale dell'operazione fu 3 milioni e mezzo. Dopo sì, allora, non abbiamo visto più nulla, Quindi speriamo che qualche investimento che hanno fatto ritorni adesso, perché alla fine è una squadra piccola di questo campo. Valorizzi e vendi, e campi così. Sì. D'accordo, Giampaolo, grazie per essere stato con noi questa sera. Ragazzi, grazie a voi per l'invito, grazie. Forza ciao, Giampaolo, buona alla prossima. Bene. Ciao. Grazie. Allora... Sammy Yankees, Filippo, segui? Vabbè, ti seguo. Se mi dici che se non ti seguo, perdiamo lo stesso. Strepazzoide. Strepazzoide. Eccolo qua.
ricambiato il follow, quindi poi non, se perdiamo non è colpa mia. Il web è tossico e niente, i messaggi sono questi qua, la partita abbiamo analizzata, Carlo, il discorso finale porta rugna, quindi io direi salutarci perché, salutiamoci. No, ma non so se Vittorio Murra farà il convocabile, restate collegati, ve lo dice lui. Forza Bayern, questi 20 minuti solo forza per Bayern. Questa non si può fare 3-5-2 a partita della vita, esperimenti, no, dai, lasciamo stare esperimenti. Quale maglia? Dimmi Riccardo quale maglia, vai Andrea. Forza Bayern, ragazzi, mancano 20 minuti, fate segnare sto Bayern Leverkusen per favore. Weird. Perché sennò 4-3-3 con un po' di accortezza in più, cercare di capire subito il gioco dello Spezia, e arginare eventualmente là dove ci sono delle difficoltà, cosa che non abbiamo fatto con il Verona. Cioè, non è che bisogna fare, poi ragazzi, poi la palla, come dice Andrea, sono gli episodi, le cose, però se noi riusciamo a fare questo, già abbiamo fatto metà del nostro lavoro. La maglia è di viene da Lecce, l'abbiamo solo noi della redazione, non è in vendita, se la metteremo in vendita ve lo diremo. Ragazzi, grazie per essere stati con noi, se Vittorio fa inconvocabile lo trovate domani alle 11, se no, guardate, io sinceramente... il pre-partita di Lecce Spezia non me la sento di farlo, non, davvero dal campo non lo so, l'unico non so. Che lo può fare dal campo dici tu, dal via del mare ho un malessere, forse non lo facciamo, io vi dico Giuseppe malessere il pre, no davvero, poi c'è anche sensazione che porta l'unica sulle partite dal campo, non volevo dirlo però sai, ma da Carlo non lo fa, non fa, l'abbiamo sempre fatto nel 2023 e infatti nel 2023 abbiamo vinta una. Vabbè, non lo facciamo allora, più a parte che quel giorno non sarò nelle condizioni di parlare prima della partita, quindi comunque c'è qualcosa che porta rugna, però ancora non abbiamo individuato qual è, sta girando intorno, forse vediamo, se sto partita, vediamo se sto prepartito, prima o poi lo scopriamo. Fate qualcosa, non lo facciamo, non lo facciamo, magari lo fa Vittorio domani alle 11, quindi ragazzi restate connessi, se Vittorio fa il prepartito, se no ci vediamo il post partita e speriamo che ci porti bene, speriamo bene ragazzi, a domenica. Dai. Forza Lecce, ciao a tutti, buonanotte.